Siamo qui oggi per presentare il libro Covid-19, Preti in prima linea. È un libro che ho scritto ed è stato pubblicato per le edizioni San Paolo da poco tempo e che è nato un pochino sulla, come dire, sulla suggestione di Papa Francesco del 27 marzo dello scorso anno. È stato un momento che credo un po' tutti noi ricordiamo e ricordiamo anche con un groppo al cuore, perché il Papa da solo in Piazza San Pietro di sera, una piazza San Pietro buia con la pioggia, quasi a farsi carico del peso, del dolore del mondo di fronte a questa pandemia. In quell'occasione il Papa fece un elenco di persone che in quei momenti stavano salvando il mondo, disse lui stesso, e tra questi nominò i sacerdoti. Qualche mese più tardi li chiamò anche i santi della porta accanto, quei tanti preti che sono morti a causa del Covid per restare accanto al popolo. Ecco, in questo libro ho cercato di raccogliere le loro storie. Ci sono le storie di 206 sacerdoti che sono morti dall'inizio della pandemia a novembre, del 2020. La data è quella perché per ragioni editoriali poi il libro è andato in stampa. In realtà in un anno i preti che sono morti a causa del Covid, i sacerdoti diocesani che sono morti a causa del Covid sono molti di più, sono quasi 270. Oltre alle loro storie, nel libro ci sono anche raccolte le storie di sacerdoti che invece hanno attraversato questo tempo, ciascuno nel suo specifico, chi come cappellano di un ospedale, chi come cappellano di un carcere e chi come parroco in una parrocchia. E qui con noi oggi c'è proprio Don Roberto Cassano, che è parroco in una parrocchia di una periferia di Roma e la cui storia è raccontata nel libro. Salve Don Roberto. E ecco, Don Roberto, io volevo chiedere a te un pochino qual è stata la tua esperienza. Tu hai attraversato questo tempo del Covid da parroco in una parrocchia di una periferia romana, se poi magari racconti anche un pochino tu qual è la tua realtà? Tu stai a Corviale ed è una periferia, come dire, conosciuta anche fuori da Roma per dei film che sono stati girati su questa borgata. Com'è stato questo tuo tempo vissuto con l'esperienza del Covid, Roberto? Sì, la periferia dove sto io è abbastanza famosa, ma per chi non conoscesse è una periferia di quelle un po' problematiche da un punto di vista sociale, economico, strutturale soprattutto. Il Covid è stato sentito molto forte, in maniera molto forte, perché le persone vivendo in quel palazzo, che è un agglomerato pericolosissimo per una pandemia alla fine, si sono spaventate parecchio, nel senso che da questo punto di vista poi sono state anche molto bravi, perché la paura ha fatto in modo che rispettassero perfettamente tutte le regole previste dallo Stato, insomma. E ovviamente questo però ha messo a rischio anche la loro stabilità economica, precaria stabilità economica, in quanto è una situazione dove tantissimi avevano lavoro in nero e quindi non hanno potuto godere diciamo, delle reti di protezione dello Stato e si sono trovate all'improvviso senza nulla. Come parrocchia ovviamente non potevamo chiuderci, ma anzi paradossalmente in quel momento ci siamo aperti ancora di più alle esigenze del popolo, delle persone, delle famiglie che si sono ritrovate davvero tanto in mezzo alla strada. E la cosa bella anche da sottolineare è che si è vista anche la bontà di tante persone che hanno capito che noi da soli non ce la facevamo ad aiutare questa massa di persone. Come numeri, ecco, giusto per far capire, noi siamo passati da circa 100 famiglie, quasi 400 persone che aiutavamo normalmente, a 225 famiglie, quindi oltre il 100% di più. E quindi parliamo quasi di 1.000 persone. È chiaro che una situazione del genere da soli non ce la potevamo fare, e la cosa bella che ho notato è la solidarietà di chi poteva, che direttamente o indirettamente, quando parlo indirettamente mi riferisco magari al fatto che andavano, non portavano direttamente in parrocchia o davano i contributi in parrocchia direttamente, ma andavano nei supermercati a lasciare nei cestini quello che era necessario, oppure attraverso le associazioni erano presenti nel territorio. Siamo riusciti ad aiutare e ti devo dire ancora oggi continuiamo ad aiutare molti di loro, perché ovviamente non hanno ancora ripreso a lavorare, insomma, non si è aperto ancora il mercato. E da questo punto di vista noi siamo stati molto fortunati, perché ad esempio tutta la cosiddetta prima ondata, pochissimi infetti. Anzi, su Roma eravamo forse la zona meno infettata.
Evidentemente questa sicurezza, questa attenzione poi ha avuto un rilassamento nel secondo momento, dove invece purtroppo abbiamo avuto veramente tantissimi decessi e tantissime infezioni, a differenza della prima ondata. E quindi quella bravura che hanno avuto nel primo momento, dopo, ahimè, forse a causa anche di queste varianti che erano più violente, ha portato quindi anche un ulteriore dramma, che è quello delle morti, delle tante morti che ci sono state, e come nel resto d'Italia non hanno potuto magari vedere i loro cari per l'ultima volta, che starli vicino, eccetera. Quindi al problema economico, al problema sociale si è aggiunto anche questo dramma umano, che è stato davvero molto difficile. Questo forse è quello più difficile da sostenere e da aiutare, insomma. Tu poco fa parlavi di quanto la parrocchia si sia spesa e tutti si sia speso anche per far fronte a quelle che erano le necessità di base, no? I pacchi per i poveri, quello che mancava. È stato difficile in quel momento superare anche la paura del contagio? Come dire, tu sei a capo di una parrocchia, ma immagino che insieme a te abbiano lavorato e collaborato tante persone. Come è stata gestita questa fase, Roberto? Guarda, sì, inutile nasconderlo, la paura c'era da parte mia, da parte di tutti i collaboratori, perché poi ovviamente non è che io da solo stavo lì ad aiutare le persone. Grazie a Dio c'ho tanti collaboratori, anche anziani, anzi soprattutto anziani. Dico purtroppo, perché ci piacerebbe avere anche un po' più di giovani a fare attività caritatevole, che erano preoccupati. Però sai, non lo si fa per semplice filantropia, lo si fa perché è il Signore che ci chiede questo, e quindi ci siamo fidati di Lui. Si pregava e si diceva: bene, insomma, se tu vuoi che io continui a dare una mano a questa gente, oltre come dire, alla protezione che ci diamo, ci darai la tua protezione affinché questo vada avanti. E ti devo dire, nessuno dei collaboratori della parrocchia è stato infetto, nemmeno ora. Quindi il Signore veramente ci ha messo una mano. E la cosa interessante è che man mano che andavamo avanti nelle giornate soprattutto quei 2 mesi lockdown, che era veramente tutto chiuso, tutto molto triste, e noi riuscivamo però a vedere queste persone che venivano quasi quotidianamente, ci facevamo, come dire, più coraggio e avevamo più speranza, cioè avevamo più certezza di questo fatto che il Signore ci aiutasse a non, come dire, a non cadere in questa pandemia. E così è stato alla fine, quindi ringraziamo anche il Signore di questo aiuto, vedendo soprattutto, no? Io l'ho letto questo libro, è commovente in tanti punti, molti punti, quindi vedendo tutti questi confratelli che purtroppo, beh, direi anche un po' per fortuna, perché adesso stanno col Signore da questo punto di vista, però purtroppo in questo momento così brutto, così violento, morire e vedere noi che veramente siamo stati anche graziati da questo, è molto significativo e ti aiuta anche spiritualmente a entrare in un rapporto diverso e più profondo con il Signore. Io mi ricollego proprio a questo che sta dicendo te, Don Roberto. In un anno sono morti quasi 270 sacerdoti in Italia. Se prendiamo i numeri, nel 2020 le nuove ordinazioni sono state 299. In sostanza è come se fosse sparito proprio un anno di ricambio generazionale di sacerdoti per la Chiesa italiana. Tu come hai vissuto questo momento? Tu poco fa lo dicevi, no? Non nascondi la paura, però ti sei reso conto anche di questo pericolo che incombeva. C'è chi ha chiesto a gran voce il vaccino per i sacerdoti, ad esempio, non è arrivato, è arrivato per altre vie. Da questo punto di vista, come l'hai vissuto questo tempo, Don Roberto? Come l'ho vissuto, caro Riccardo, con la consapevolezza che poteva accadere anche a me. Poi tra l'altro si vede, immagino, non lo so la ripresa se sta stringendo, ma io sono uno di quei soggetti a rischio, perché sono abbastanza robusto, quindi no, ho queste difficoltà. Quindi per quanto mi riguarda, sì, poi ripeto, anche gli stessi collaboratori, non mi va di stringere questo campo solo su di me, però gli stessi collaboratori laici, il diacono, tutti gli altri anziani, anche loro cardiopatici, eccetera, la paura c'era, ma la fiducia è aumentata man mano che andavamo avanti. Quindi oggi ringraziamo il Signore, oggi veramente non vorrei dire che siamo quasi, come dire, certi, no? Che non ci ammaliamo, anche perché ci siamo fatti il doppio vaccino, adesso ci siamo arrivati finalmente, però la paura c'era. Ovviamente io capisco anche, no? Che non siamo privilegiati rispetto alle altre persone per quanto riguarda il discorso del vaccino. Però forse magari chi era in prima linea, no, a lavorare con i poveri, magari una maggiore attenzione poteva esserci, non lo so, io faccio la riflessione da chi stava lì.
però è andata bene lo stesso e credo che è andata bene a tanti anche sacerdoti a Roma che hanno fatto questo lavoro. La preoccupazione c'è stata, senza dubbio, non lo possiamo escludere questo, insomma. Durante questo lungo anno, perché poi insomma c'è stato il lockdown, ma poi anche i mesi successivi non sono stati facili, abbiamo visto anche come la Chiesa si sia in parte reinventata anche un modo di fare liturgia, no? Si è usato molto i social, la comunicazione a distanza, tu l'hai fatto in parrocchia, questo l'hai fatto molto, che esperienza hai vissuto, Don Roberto? Guarda, sì, io sono stato fortunato perché ovviamente come background personale, prima di fare il prete, sono stato un informatico presso una multinazionale, quindi comunque per me è stato veramente molto semplice realizzare tutto questo. È stato molto importante, guarda, è sicuramente molto freddo, perché è un mezzo freddo, internet, il computer, è un mezzo freddo, cioè non c'è quel rapporto umano che hai dopo una celebrazione sia sacramentale che devozionale, no? Quali possono essere le processioni, eccetera. Poi tra l'altro io che sono abituato dopo la messa con tutti i parrocchiani a vederci, a prendere un caffè, a chiacchierare per fare amicizia, capisci che fare la messa per internet, fare la Via Crucis per internet, tutte queste cose, veramente di una rarità pazzesca. Però dall'altra parte l'hanno vissuta bene, addirittura ci chiedevano di fare altre cose, perché per loro, soprattutto in quei due mesi in cui non si poteva venire in chiesa, insomma, sì, si poteva venire, ma di fatto non lo faceva nessuno, insomma, avevano abbastanza paura, per loro quei momenti erano comunque comunitari, cioè addirittura preferivano la mia messa a quella del Papa, perché ero il loro pastore, quindi loro si sentivano comunque a casa, si sentivano in compagnia, si sentivano non abbandonati. E questo ha portato comunque, paradossalmente, guarda, è incredibile questa storia, a stringere ancora di più le relazioni tra di noi, pur non vedendosi direttamente, ma semplicemente via mezzo mediatico. Poi noi abbiamo capito che non potevamo solo fare sacramentale, devozione, abbiamo aggiunto anche dei momenti un po' leggeri, la sera così, una sera a settimana, per fare due chiacchiere con i preti via chat, telefonavamo a casa, loro ci chiamavano, ci scrivevano i messaggi, quindi si è creato questo, come due, tre chiacchiere con gli amici, capito? Una cosa del genere. E la cosa più incredibile, caro Riccardo, lo sai perché lo saprai, all'ultima trasmissione della serie, perché poi ovviamente finito il lockdown abbiamo detto basta, chiudiamo, ci chiama pure il Papa. Quindi io credo che quello sia stata proprio la certificazione che quell'esperienza in quel momento era necessaria, cioè e ha portato del bene. Ovviamente qualcosa, non tutto, rimarrà. Stiamo già lavorando per il prossimo anno pastorale, cosa fare e cosa non fare, cosa è bene tenere, cosa è bene cambiare. Tu prima hai raccontato un pochino che cos'è Corviale, Don Roberto. Nell'immaginario collettivo Corviale spesso si sposa con l'immagine, no, della criminalità, del degrado. Quando ci siamo conosciuti in realtà tu mi hai raccontato una realtà molto diversa da questa. C'è qualche storia o qualche episodio che ti è rimasto impresso di questo ormai lungo periodo vissuto in compagnia del Covid, se così possiamo dire? Guarda, una cosa che mi ha impressionato abbastanza durante il Covid è che sono venuti a chiedere aiuto anche quelle persone che di solito non ti aspetti che vengano a chiedere aiuto materiale. Magari lo desideri che vengano a chiedere un aiuto spirituale più che materiale. Mi sto riferendo ad alcuni spacciatori, che io tra l'altro nemmeno sapevo che erano spacciatori, me l'hanno detto dopo, ma in ogni caso li avrei comunque aiutati, perché ovviamente con tutto chiuso, tutto bloccato, il loro mercato era finito, questi non sapevano che cosa mangiare, e non potevano mangiare la droga. E quindi comunque li abbiamo aiutati, li abbiamo dati pacchi alimentari, eccetera. Tentando anche molto timidamente di cercare, no, di mettere la buona parola per fargli capire che forse era venuto il momento di cambiare un po' vita, no, visto quello che poteva accadere. E alla fine però questo ti fa vedere anche che l'umanità di queste persone, cioè noi le vediamo sempre in maniera molto dura, molto, non so che parola esatta usare, però sono esseri umani, sono persone come noi. Tra l'altro nella mia parrocchia abbiamo tantissimi carcerati o ai domiciliari o proprio che stanno nelle carceri, che io comunque quando posso li vado a trovare, vado a fare visita. Sono persone che la vita, non mi sto riferendo ovviamente alle grandi mafie, alle grandi, stiamo parlando proprio di persone che delinquono a livello personale, sono persone che la vita, la situazione ha portato a quello.
E quindi se avessero avuto un'altra situazione probabilmente non starebbero in carcere, non farebbero questo tipo di vita. Quello che mi sento di dire è che il nostro quartiere, cioè, lo rappresentano come un quartiere terribile, non è così, cioè io ho gente che ha paura a venire perché magari hanno paura che gli rubano la macchina, o che ne so, gli spaccano i vetri, fanno gli scippi, non c'è nulla di tutto questo. Il primo anno che io sono stato lì, di sera sono andato a farmi una passeggiata per capire che cos'è sto quartiere e vedevo le ragazze da sole a portare il cane nel giardino a fare i loro bisogni, tranquille. Più di una, quindi ho detto qui non c'è criminalità, c'è lo spaccio, ci sono magari litigi come possono esserci dovunque, c'è grande problema sociale dal punto di vista strutturale, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche culturale, insomma purtroppo la situazione è quella che è, ma non c'è questa criminalità di cui avere terrore di questo luogo, assolutamente no, anzi c'è una presenza, devo dire, che non ho trovato in altri posti, io sono stato viceparroco in altri luoghi di Roma, una presenza forte di volontariato, di associazioni di volontariato, di promozione sociale che delle altre parti non ho visto e che lavorano per cercare di recuperare questo territorio, per fare cultura, per aiutare questa gente. E questa è una cosa molto bella, che va aiutata, va sostenuta e quindi l'importanza del terzo settore, senza criminalizzare o discriminare persone che a causa delle situazioni magari hanno creato, si sono trovati a delinquere, ma che alla fine, se ci parli, sono persone come noi, anzi più bisognose di noi. Per concludere vorrei fare un'ultima domanda a Don Roberto. La presentazione e la prefazione del libro sono state scritte da due cardinali, il cardinal Guartiello Bassetti, che è il presidente dei Vescovi Italiani, e il cardinal Angelo De Donatis, che è il vicario di Roma. Entrambi hanno vissuto l'esperienza del Covid, il cardinal Bassetti in modo molto grave, e fortunatamente ne sono usciti. E nel loro racconto hanno un pochino, come dire, immaginato anche quale potrebbe essere la Chiesa che esce da questo tempo. Don Roberto, ci stiamo aprendo una nuova stagione, no? Si parla di un sinodo della Chiesa italiana che dovrà iniziare da qui a breve. Come parroco, cosa ti auguri anche alla luce di questo tempo così difficile che abbiamo attraversato? L'augurio è quello che le persone possano ritrovare, non dico il desiderio di spiritualità, che quello c'è, basta vedere il successo che hanno tante trasmissioni fiction in televisione su che hanno a che fare con la religiosità e la fede, ma che abbiano il coraggio di questo desiderio metterlo in pratica, cioè riprendere seriamente un cammino di fede, perché poi alla fine quando ti trovi di fronte a una situazione del genere, al di là delle problematiche materiali che comunque si risolvono con l'aiuto dello Stato eccetera, è fondamentale la speranza. La speranza te la dà solo un Dio, il Signore, cioè non te la dà nessun altro. E quindi mi auguro davvero un ritorno in questo senso. Da parte nostra, sia come parrocchia che come diocesi, con questo nuovo sinodo che deve partire, noi stiamo, come ho detto prima, studiando, capendo che cosa deve rimanere, che cosa deve cambiare. Allora io ti posso già anticipare che nel prossimo anno, dal prossimo anno, perché non so quanto andrà avanti, a livello parrocchiale, una modalità che cambierà sarà sicuramente il rapporto, che dovrà essere personale con ognuna delle persone che verrà coinvolto nelle varie iniziative. L'abbiamo fatto durante il Covid, abbiamo visto che ha funzionato e che vuole questo la gente, le persone. Cioè mi riferisco proprio ad esempio, no? La preparazione ai matrimoni, la preparazione alla cresima. So che è faticosissimo, ma noi che è una piccola parrocchia ce la si può fare, forse quelle più grandi no. Quello di fare percorsi ad personam. E questo inevitabilmente crea quel rapporto di fiducia e anche di amicizia che poi porta le persone dal prete ad avvicinarsi a Dio e quindi a vivere seriamente, profondamente la propria spiritualità.